anche di intervento di ristoro, cioè sui privati. Questa è una norma ovviamente che noi condividiamo in riferimento a quello che è stato fatto, proprio perché c'è stato questo completamento, e per questo motivo, pur non condividendo il modo con cui procede il governo, pur non condividendo la modalità con cui vengono affrontate parzialmente con norme tampone, tutte e tre questi argomenti che sono abbastanza importanti e decisivi, noi riteniamo però che l'interesse supremo è quello delle popolazioni colpite da avversità atmosferica con tanti danni e tante difficoltà, avendo assunto la possibilità che non solo quelli della regione Emilia-Romagna, della provincia di Piacenza e della sua provincia, ma anche quelli della regione Campania, della regione Calabria e della regione Puglia, soprattutto nel Tarantino, che si sono verificati, ci consentono di astenersi su questo provvedimento. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Castelli. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Questo è uno di quei decreti che passa così nel silenzio, a cui viene anche dato un nome stupido, per il quale non sono state neanche fatte le slide. E dire che si parla di temi importantissimi, scuola e messa in sicurezza, ricostruzione dei paesi messi in ginocchio da calamità naturali e la solita marchetta per un'azienda amica. L'avete chiamato scuole belle, ma per noi il bello è tutt'altro. Per la scuola e la sicurezza abbiamo chiesto, trovando adeguate coperture per il 2015, di mettere 50 milioni di euro su interventi per la messa in sicurezza delle scuole. In particolare ci riferiamo a opere di prevenzione contro il rischio idrogeologico e per l'adeguamento antisismico degli edifici costruiti, per la gran parte in un periodo in cui la cultura antisismica non esisteva. Riteniamo infatti che la sicurezza sia una priorità e venga prima di tutto il resto, specialmente nelle scuole che presentano maggiori problemi strutturali e manutentivi. Per affrontare in maniera seria il problema si dovrebbe agire secondo un piano di interventi che garantisca finanziamenti strutturali e considerevoli ogni anno, così come previsto in una nostra proposta di legge presentata alla Camera che voi continuate a non prendere in considerazione. Al contrario, il decreto legge non può essere uno strumento adeguato a legiferare in questa materia. Così il governo dimostra ancora una volta di intervenire sempre e soltanto in emergenza. Noi cittadini continuiamo a pagare con le nostre tasse i danni creati dal vostro pessimo e criminale modo di lavorare. Sì, Presidente, criminale, perché gli studenti ci muoiono nelle scuole. E pensare che ogni miliardo investito in dissesto idrogeologico produce 7.000 posti di lavoro. Ma voi usate questo decreto per creare lavoro a modo vostro, cioè male, e per nulla strutturale a una visione di insieme. Avete scritto questo decreto perché vi siete accorti che le scuole erano state tinteggiate a metà, o che sono state tinteggiate scuole che ancora non sono state ristrutturate, e dunque toccherà farlo di nuovo, sprecando soldi preziosi di noi cittadini. Tutto questo con il concetto di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici non ha nulla a che vedere. Ma ciò che è più grave è che non ci permettete di reinternalizzare servizi che costerebbero molto meno se svolti direttamente dallo Stato. Invece, per voi, ciò che è più importante è dare i soliti appalti alle vostre amiche cooperative rosse. Non cambiate mai. Passiamo all'articolo 2, misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Questo articolo risulta essere nel concreto una proroga ad hoc di piani di cessione aziendale, di cui però approfitterebbe la sola Blue Panorama, una piccola compagnia aerea, una società che negli ultimi 5 anni ha accumulato 160 milioni di debiti, con una flotta aerea decisamente vecchiotta. Ci chiediamo quale sarà il capitano coraggioso che avrà voglia di prendersi in mano questa patata bollente, perché Blue Panorama non è certo all'Italia. Noi abbiamo provato a sopprimerlo, ma per voi aiutare gli amici è davvero un bisogno irrefrenabile. E poi l'ultimo, ma direi decisamente in primo piano a causa delle triste storie di cronaca, l'articolo 3. Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015. La nostra posizione è decisamente diversa dalla vostra. Le emergenze in Italia ci sono ogni giorno e non sono purtroppo più cose eccezionali. Il disastro in Calabria è notizia di questi giorni, ponti e strade che crollano, il territorio tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria è letteralmente devastato e la regione chiede lo stato di calamità. Ma è un continuo rincorrersi drammatico di disastri del dissesto del territorio da nord a sud,
Ricordiamo al governo anche la gravissima situazione di Messina, senza acqua per oltre una settimana, dove uno smottamento ha spaccato l'acquedotto. La condotta delle pendici dell'Etna dovrebbe portare 500 metri cubi d'acqua al giorno a Messina e sappiamo che la popolazione di Messina, già tristemente vittima di un'altra gravissima alluvione nel 2009, non merita tanto disinteresse e trascuratezza da parte vostra. In Liguria a settembre la storia si ripete con un incubo, sommerso dal fango, prima la pioggia, poi i fulmini, le strade che si allagano, gli smottamenti e i morti. A Benevento a metà ottobre straripa il fiume Calore, l'acqua invade alcuni quartieri. Le faccio recuperare. Colleghi, se è possibile abbassiamo un pochino il tono della voce, gentilmente. Grazie, prego. Anche a Benevento morti, due morti, arriva l'esercito, le scuole chiudono, la regione chiede lo stato di calamità. Uno studio sui disastri naturali in Italia, pubblicato da Centro Euro Mediterraneo di documentazione, rivela che negli ultimi 50 anni le vittime per frane e alluvioni sono raddoppiate. Le cause sono diverse, dall'abusivismo alla mancanza di manutenzione del territorio alle norme disattese. Questi disastri evidenziano che il nostro territorio ha bisogno di cure. Quindi, dal nostro punto di vista, non ha senso che il governo autorizzi lo svincolo dal patto di stabilità solo per chi ha dichiarato lo stato di emergenza nel 2015. Deve concederlo indistintamente, soprattutto a quegli enti che hanno avanzato avanzo di amministrazione e possono investire con progetti pronti per la cura del territorio, oltre a prevedere per il meridione, già a partire dalla stabilità, un programma ad hoc di verifica dei suoli e messa in sicurezza. Ma non basta, non dobbiamo agire sempre e solo in funzione dell'emergenza. Lo si ripete da sempre, ma nulla viene attuato. Un buon governo dovrebbe fare la pianificazione pluriennale, è la madre di tutte le programmazioni, è la pianificazione urbanistica, è la pianificazione paesaggistica. Ma invece il governo che fa? Cancella i 9 miliardi promessi per mettere in sicurezza il territorio. Purtroppo la notizia è stata confermata dal sottosegretario all'ambiente Silvia Velo in risposta all'interrogazione urgente del Movimento 5 Stelle. Non ci saranno quei 9 miliardi promessi per mettere in sicurezza il territorio. Evidentemente Renzi dava i numeri quando parlava di 1000 cantieri l'anno per 7 anni. Serve subito una legge sul suolo ed ancora di più serve una direttiva europea che salvaguardi il suolo. Cosa che possiamo ottenere tramite la cooperazione forzata che abbiamo chiesto al governo con una risoluzione del Movimento 5 Stelle, a voto unanime in Commissione Ambiente, ma a oggi ancora non è stato fatto nulla, solo chiacchiere e slogan. Ribadiamo, non basta un intervento parziale ed emergenziale. Per il territorio serve una programmazione seria e a medio-lungo termine, ma ci viene da pensare che non ne siate capaci. Aspettando di essere al governo per mettere a posto i vostri danni, il Movimento 5 Stelle su questo decreto si astiene e alza le braccia davanti a tanta ignoranza e incapacità di far bene a questo Paese. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Rubinato. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione della necessità e dell'urgenza di dettare delle norme immediatamente operative in materia economico-sociale concernenti decoro e funzionalità edifici scolastici, programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e interventi finanziari in zone colpite da eventi calamitosi. A conferma di tale necessità ed urgenza, lo dico ai colleghi che ne hanno lamentato la incostituzionalità nelle dichiarazioni di voto, rilevo che non è stata presentata per questo provvedimento, caso forse più unico che raro, alcuna questione pregiudiziale di incostituzionalità. È un decreto che si è concentrato quindi su pochissime tematiche e questo ha limitato anche sul piano dell'ammissibilità formale la possibilità di trovare soluzioni che pure sarebbero auspicabili e urgenti a una serie di problematiche evidenziate dall'ANCE per consentire